Alex, benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale e buon anno! Come avrete intuito dal titolo qui sotto, oggi sono qui per parlarvi di tutti i migliori libri letti nel 2017. Prima di cominciare però ci tengo a fare alcune premesse. La prima, ho registrato questa tipologia di video anche l'anno scorso, per cui se vi siete persi quel video ve lo lascio volentieri linkato nelle schede. La seconda premessa riguarda i libri che vi andrò a mostrare. Come è già accaduto lo scorso anno, non ho fatto una classifica, perché i libri che ho letto in questo 2017, che vi mostrerò in questo video, sono stati importanti e fondamentali per le motivazioni più svariate e nei momenti più disparati dell'anno. Quindi posizionarli ad un posto piuttosto che ad un altro mi sembrava come di fargli un torto. E la terza e ultima premessa è che tutti i libri che vi andrò a mostrare li trovate linkati giù nell'info box con i link diretti per Amazon se volete acquistarli. Il primo libro che rientra tra i miei preferiti del 2017 non poteva che non essere Le cronache dell'Accademia Shadowhunters di Cassandra Clare. Ok, io sono leggermente di parte in questo caso, perché lo sapete tutti, Simon è il mio personaggio preferito, però è stato anche meraviglioso seguire Simon in questa nuova avventura, in questo suo percorso di crescita e maturazione personale, in cui sì, è cambiato, si è ritrovato, però è rimasto comunque fedele a se stesso, che secondo me è la cosa più importante. Questo libro ha significato moltissimo nel mio 2017, perché l'ho letto in un momento in cui anche io ero un po' persa e non sapevo bene più chi fossi. Quindi Simon mi ha dimostrato che i cambiamenti non dovrebbero spaventarmi così tanto. Non so se sono anche io arrivata allo stesso punto di Simon, però comunque non posso che non essere fiera di lui. Non vedo l'ora di rivederlo in Queen of Air and Darkness, perché mi manca già tantissimo. Poi il prossimo libro l'ho nominato praticamente per tutto l'anno, per cui sono certa che ve lo aspettate. E infatti mi sto riferendo a Fangirl di Rainbow Rowell. Anche Fangirl è stato uno di quei libri che ho letto nel momento giusto, uno tra i primi nel mio 2017 tra l'altro, e io appunto stavo vivendo il mio ultimo pentamestre da liceale, per cui potevo capire perfettamente i timori di Kat nel tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita che è l'università. Al di là di questo, io mi sono completamente immedesimata in lei a livello caratteriale, per quanto riguarda le sue paure, le sue debolezze, ma anche i punti di forza, per il lato Fangirl assolutamente. E credo proprio che Fangirl sia un libro di ispirazione per tutti noi che ogni giorno ci sentiamo un po' diversi e incompresi. Poi il prossimo libro che vi mostro è La moglie del califfo di René Adier. Ho scelto di mostrarvi questo libro per svariati motivi e adesso vi spiego tutto. Il primo motivo riguarda la maratona di 24 ore che ho fatto quest'estate. Se mi seguite da quel momento in poi sapete che questo libro l'ho letteralmente finito in meno di 24 ore, perché ero talmente tanto presa e mi stava piacendo talmente tanto tutto che dovevo sapere. E quindi non potevo non menzionarlo in questo video anche per questo, perché per me è stata una dura prova che però ho superato. Mi sono spinta oltre i miei limiti e ce l'ho fatta. Quindi sono molto 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 fiera di me. La seconda motivazione è strettamente legata allo stile di scrittura dell'autrice, che io ho letteralmente amato, perché è così sensoriale, poetico e coinvolgente che mi sembrava quasi che i personaggi del libro mi stessero raccontando una favola della buonanotte. E poi per tutto quello che questo libro ha significato per me, il messaggio meraviglioso per quanto riguarda tutti i tipi di amore che possiamo avere nella nostra vita, l'amore romantico, l'amore per la nostra famiglia, l'amore per i nostri amici, tutti i riferimenti ad Aladdin, le ambientazioni arabeggianti, l'aspetto magico che però non è predominante, insomma io ho amato letteralmente tutto e se non avete ancora letto questa duologia vi prego fatelo perché non ve ne pentirete. Poi è arrivato il momento di parlare di Questo canto selvaggio di Victoria Schwab. Ve ne ho parlato in lungo e in largo, quindi insomma questo libro non poteva non rientrare in questo video. The Savage Song mi ha letteralmente conquistata sotto ogni punto di vista, a livello di stile di scrittura, perché io amo lo stile di scrittura di Victoria Schwab, perché adoro come lei scelga con cura ogni parola da utilizzare. E nonostante molti abbiano giudicato questo libro un po' lento rispetto a Darkest Shade of Magic, secondo me non lo è stato, perché con lei mi capita spesso, io rimango proprio assorta nei mondi che lei mi sta presentando e voglio saperne di più, e questa lentezza tra virgolette non mi disturba affatto, anzi ho amato i suoi personaggi. August, il mio bambino che va protetto e amato perché legge Platone sulla metro, ma anche Kate, cioè con Kate c'è stato un amore a prima vista, a prima scena, a prima battuta, per il ruolo che la musica ricopre all'interno di questo libro. Ve lo dicevo già nel musica e libri tag, trovo un po' paradossale e ironico il fatto che, per come la vedo io, la musica ci tocca nel profondo dell'anima e quindi mi ha dimostrato
divertito un po' il fatto che in questo libro la musica sia utilizzata per fare del male alle persone, per uccidere le persone. Però secondo me ci sta, proprio per quello che vi dicevo prima, per il meraviglioso concetto di esistenza che trasmette, ovvero che dobbiamo esserci per noi stessi, ma anche per gli altri, e questo lo vediamo in Kate e August, due persone così diverse che però riescono ad aiutarsi a vicenda per il bene comune. E poi, ovviamente, avendo nominato di Sage Song, non potevo non citare in questo video anche A Dark Shadow Magic, sempre di Victoria Schwab. A Dark Shadow Magic è uno di quei libri che mi ha conquistata più o meno per le stesse motivazioni di Sage Song, però anche perché l'ho trovato un fantasy decisamente originale rispetto a moltissimi altri. Inoltre, il ruolo che la magia ricopre all'interno di questo libro mi è piaciuto tantissimo, perché anche qui l'ho trovato decisamente originale e innovativo e interessante, coinvolgente, mi ha portato a riflettere. Inoltre, le ambientazioni, perché io amo Londra come città, quindi averne quattro è stata l'apoteosi. Ed infine, questo libro mi è piaciuto moltissimo per il messaggio che trasmette, perché secondo me è vero il fatto che sì, il tempo passa, ma non dovremmo avere paura dei cambiamenti, perché ci sono dei punti fissi, ed è molto bello vedere che Kel capisce che questi punti fissi non sono semplicemente gli oggetti che lui scambia tra le varie Londre, che lui ruba dalle varie Londre, possono essere anche delle persone, sono delle persone. Poi il prossimo libro che vi mostro in realtà è una serie, è una trilogia, perché non potevo sceglierne soltanto uno, e mi sto riferendo alla saga di The Dark Elements di Jennifer Armentrout, e vi mostro Caldo come il fuoco in rappresentanza di tutti e tre, però sappiate che mi sto riferendo a tutti e tre. Vi dirò, prima di cominciare questa trilogia, io neanche immaginavo che potesse rientrare tra le mie preferite del 2017, e invece così è stato, perché The Dark Elements mi ha permesso di riavvicinarmi al genere paranormal romance che io avevo ampiamente snobbato negli ultimi anni della mia vita, e invece questa trilogia mi ha dimostrato che in realtà il genere mi piace, mi diverte, mi intrattiene, e secondo me la lettura è anche questo, non perché io consideri questi libri dei guilty pleasure, allora questo significa che mi sono piaciuti meno rispetto a tutti gli altri libri che vi ho mostrato, anzi, anche qui ho trovato la mitologia, l'aspetto fantasy molto originale e interessante da seguire, ho amato Laila come protagonista, sdoganando qualsiasi tipo di pregiudizio che io avessi in precedenza su tutte le protagoniste di cui ho letto, ho amato Roth e la ship, Laila e Roth, perché sono bellissimi, i riferimenti alla pop culture, insomma questa trilogia è bellissima, io ve la straconsiglio se non avete ancora letto nulla di Jennifer Armentrout, perché merita davvero. Dopo averla finita io ho pensato a questi personaggi per moltissimo tempo, per praticamente più di un mese non sono riuscita a leggere nient'altro di suo perché ero ancora troppo legata a questi personaggi. Poi il prossimo libro di cui parlo naturalmente è Agomath di Sarah J. Maas. Agomath non poteva non rientrare in questa lista, ragazzi, perché è un libro che io definisco completo, in cui può trovare una trama orizzontale avvincente, coinvolgente, ben strutturata, dei personaggi fantastici che continuano a crescere in questo secondo volume e ne incontriamo di nuovi che sono altrettanto fantastici, una storia d'amore che è meravigliosa, che ti distrugge il cuore e poi te lo restituisce in mille pezzi, però va bene così, è il capitolo 55. Oltre a tutto questo, secondo me Agomath è uno di quei libri che va letto perché è una storia di crescita personale, di resilienza, di amore, di parità, di rispetto, di sogni, quindi leggetelo perché a mio avviso è il migliore in tutta la trilogia. Ed infine l'ultimo libro che vi mostro, ma in realtà anche qui mi sto riferendo a una trilogia intera perché non potevo sceglierne soltanto uno, è Magnus Chase e l'idea di Asgard di Rick Riordan. Cioè, ve pare che io non mettevo un libro di Rick Riordan nei miei top 8, 10, quanti sono, non l'ho contati, perché cioè se no era sacrilegio, raga, se no era sacrilegio, cioè me ne andavo da Svidania con Prende It's Over. Magnus Chase è stato importante nel mio 2017 per tantissimi motivi che adesso proverò ad elencarvi. Il primo, perché questa trilogia mi ha dimostrato che Rick Riordan è un abile scrittore anche al di fuori dell'universo di Percy Jackson, e io non lo credevo possibile perché ero rimasta alquanto traumatizzata dalla trilogia dei fratelli Kane, da The Kane Chronicles, invece questa mi ha letteralmente conquistata. Infatti la trilogia di Magnus Chase mi è piaciuta tanto quanto la prima serie di Percy Jackson, quindi tanto quanto Percy Jackson e l'idea dell'Olimpo. Ho amato
Magnus Ace perché mi ha permesso di essere una persona migliore, così come accade ogni volta che leggo un libro di Zio Rick, perché mi ha sensibilizzata su molte tematiche che prima ignoravo o che prima non conoscevo a fondo o sulle quali magari avevo dei pregiudizi. Inoltre è una trilogia che va letta perché c'è un sacco di rappresentazione sia a livello di etnia, sia a livello di tematiche LGBT, sia a livello di disabilità fisiche e moltissimo altro. Quindi io letteralmente consiglio a tutti di leggere questa trilogia perché è meravigliosa e poi perché Zio Rick tratta il tutto con estrema naturalezza, con estremo sarcasmo ed è divertente. Quindi io sono fiera di seguire uno scrittore del genere perché, come dico sempre, i bambini di oggi, perché comunque sono sempre middle grade, i bambini di oggi saranno persone migliori domani e questa cosa non può che rincuorarmi perché in un mondo del genere abbiamo bisogno di più persone così. Ebbene sì, Dreamers, siamo giunti alla fine di un altro video. Io spero davvero che vi sia piaciuto e che anche voi abbiate amato tanto quanto me i libri che vi ho mostrato. E adesso tocca a voi, fatemi sapere invece quali sono stati i vostri libri preferiti del 2017, perché sono un sacco curiosa di saperlo. E per il resto niente, Dreamers, le solite cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con i vostri amici, nemici, parenti, cani, gatti e topi e ovviamente seguitemi sui social network che sono linkati giù nell'info box, perché seguirmi sui social è una cosa molto importante. Quindi nulla, Dreamers, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo venerdì con il prossimo video.